Ciao a tutti e benvenuti all'appuntamento con il Vescovo. Siamo giunti al vertice della preparazione quaresimale in attesa di celebrare il mistero pasquale con intensa accoglienza di tutti gli aspetti di tale mistero. Oggi siamo chiamati a considerare la gloria della croce. Attraverso la croce, infatti, entriamo nella gloria stessa di Dio, cioè la bellezza infinita e splendida di Dio. Ascolteremo l'annuncio da Giovanni, capitolo 12, 20, 33. In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù?» Filippo andò a dirlo ad Andrea e poi Andrea a Filippo, e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità, vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L'ho glorificato e lo glorificherò ancora». La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. Ed io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Vorrei cominciare questo incontro tra di noi partendo dalla preghiera iniziale che si trova nella liturgia di questa quinta domenica del tempo di Quaresima. Dice così: «Ascolta, o Padre, il grido del tuo Figlio che per stabilire la nuova ed eterna alleanza si è fatto obbediente fino alla morte di croce. Fa che nelle prove della vita partecipiamo intimamente alla sua passione redentrice, per avere la fecondità del seme che muore ed essere accolti come tua messe nel giorno, nel regno dei cieli». Dicevo all'inizio che siamo al vertice della preparazione quaresimale alla Pasqua che sta per arrivare. È una Pasqua soprattutto liturgica, ma è una Pasqua che va rivissuta volta per volta con sempre più intensa accoglienza, accoglienza di tutti i significati e soprattutto di tutti la realtà che si rivela nella celebrazione del mistero.
E oggi, in modo particolare, vogliamo toccare un aspetto del mistero pasquale e della croce che non abbiamo toccato approfonditamente negli incontri scorsi, e cioè la gloria della croce. Sì, avete sentito bene, la gloria della croce, perché la croce ci apre la strada e la possibilità di entrare nella stessa gloria del Padre. Cosa vuol dire la gloria del Padre? Entrare nella santità e bellezza indicibile di Dio stesso. La bellezza di Dio riassume tutti gli aspetti e ci apre alla possibilità di una comunione profonda e la partecipazione alla vita stessa di Dio amore. Ma c'è bisogno di essere e di passare attraverso il momento della croce, come è stato per Gesù, così deve essere per ciascuno di noi. Qual è il punto? Il punto centrale, esattamente, che ci parla di croce, è il passaggio attraverso la sofferenza, non una sofferenza procurata, ma la sofferenza che le situazioni della vita ci pongono, vissuta da noi con apertura e fede, ci apre la possibilità di seguire lo stesso Cristo, che attraverso la croce e la sofferenza è stato accetto al Padre. Perché è stato accetto al Padre? Perché ha dimostrato una obbedienza totale alla sua volontà. Un'obbedienza totale alla sua volontà. E questa obbedienza è piaciuta al Padre. Non il dolore, non il sacrificio, non, diciamo, l'olocausto sulla croce. Non è questa ciò che è piaciuto all'Eterno Padre del Figlio, ma il fatto che al posto di tutti i fratelli, a cominciare da Adamo, che è stato l'uomo disobbediente, a cominciare da Adamo fino ad oggi, in questo istante in cui sto parlando, la disobbedienza dell'uomo è stata cancellata dall'obbedienza del Figlio, che si è messo davanti al Padre da Figlio, e nell'obbedienza totale e assoluta è passato nella gloria, ma è passato nella gloria con tutto, anche la carne, la nostra carne, che ha assunto nel momento in cui è sceso sulla terra. Il brano di oggi ci mostra come ormai aderivano alla fede ebraica tantissimi che non erano ebrei, così alcuni greci, ma non entravano bene nella mentalità ebraica e quindi non avevano la storia di salvezza che gli ebrei si portavano dietro. Accettavano, diciamo, la religione ebraica, ma non accettavano tutto ciò che significasse, tutto ciò che comprendeva l'essere della religione ebraica, compresi i comandamenti. E allora, sentendo parlare di Gesù, ha vinto la curiosità, e alcuni greci si sono rivolti a Filippo, il discepolo, per dire: vogliamo vedere Gesù. E Filippo e Andrea sono andati da Gesù e hanno riportato questo desiderio dei greci. E Gesù approfitta. Questo è il momento per rivelare totalmente il mistero.
e spiega a noi, e questo è prezioso, questo mistero pasquale, i risvolti che ha, e in modo particolare qual è la conclusione di questo mistero: passione e morte, ma anche risurrezione e partecipazione alla gloria. Quando Filippo e Andrea parlano con Gesù, Gesù sembra non rispondere in modo attinente alla domanda. Infatti dice: è venuta l'ora, la mia ora, di manifestarmi, ma è venuta l'ora anche di manifestare la gloria del Padre. Il Vangelo di Giovanni ha un filo conduttore che è esattamente l'ora di Gesù. Dal momento in cui Gesù partecipò alla nozza di Cana, quando disse alla madre: donna, non è giunta la mia ora, fino alla conclusione del Vangelo, quando arriva la sua ora. E qui abbiamo un passaggio forte: è giunta l'ora di manifestare. Precedentemente Gesù diceva continuamente, quando faceva miracoli, quando spiegava una parabola, eccetera, diceva sempre: non lo dite a nessuno, perché non è ancora giunta la mia ora. E qual era l'ora di Gesù? L'ora della croce. Perché da quella croce, innalzato su quella croce, Gesù avrebbe attirato tutto a sé. Perché non è più l'uomo di Nazareth, ma diventa l'uomo Gesù, il Cristo, il risorto, l'uomo per tutti. Quindi è un riferimento, quel passaggio dell'ora, è un riferimento forte a Gesù come colui che non appartiene solamente a un popolo, non appartiene ad una famiglia, ad una tribù, ma attraverso la croce diventa l'uomo della risurrezione per tutti gli altri. E Gesù, dopo aver parlato dell'ora, della sua ora, spiega anche con una parabola semplicissima, spiega il senso profondo di questo. Ascoltate, vorrei leggervi il punto preciso, perché Gesù parla del chicco di grano caduto in terra: se non muore, non produce frutto. Come il chicco di grano posto nella terra, se non marcisce, non produce frutto, non produce lo stelo e dallo stelo la spiga, così, se non si viene seppelliti in qualche modo per produrre tutta la vitalità del seme, non si può portare frutto. E il terreno che ci accoglie e che produce è l'accettazione della volontà di Dio, anche e soprattutto nella sofferenza delle situazioni che noi viviamo. L'espressione esatta di Gesù è: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Se invece muore, cioè è come se, l'ha detto già bene prima, se marcendo, quindi liberandosi, facendo la volontà del Padre, viene fuori tutta la potenzialità, tutta la vita, e dunque comincia a produrre qualcosa di nuovo. Questo è stato il passaggio attraverso la croce, questo è il passaggio che viene chiesto a ciascuno di noi. Se vogliamo essere dei seguaci di Gesù che portano frutti, ma che portano i frutti
conseguenza della risurrezione, prima di tutto bisogna con piena volontà essere pronti a morire. Cosa vuol dire essere pronti a morire? Significa essere pronti a consumarsi nell'amore. Infatti, a un certo punto dice anche, per spiegare bene in che cosa consiste questa morte, chi ama la propria vita la perde, chi ode la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Ciò che produce è l'amore. Ora, amare normalmente si dice un po' morire, cioè significa dare la vita, e dare la vita produce altra vita. Ora, se un seguace di Gesù non è capace di cogliere ciò che è l'essenziale della vita sua, cioè che ha dato la vita nella sua piena libertà e ha dato tutto di sé per salvare l'altro, per salvare ad ogni uomo. Noi che seguiamo, noi che vogliamo essere seguaci, dobbiamo imitare questa obbedienza di Cristo, ma soprattutto essere pronti ad amare tutti sempre e a dare in questo amore la nostra vita per gli altri. Se non si è capace di perdere la vita, non si può vivere il Vangelo. Vi ricordate quando Gesù dice: amate i vostri nemici? Poi, quando a Pietro dice: non 7 volte perdonare, ma 70 volte 7. Se non si entra e non si ha l'abitudine di obbedire, di entrare nell'obbedienza del Padre, quindi dare la vita, non si riuscirà neppure a perdonare, ad amare il proprio nemico, perché amare il proprio nemico, perdonare, significa dare la vita, un amore così grande fino a dare la vita. Questo passaggio è un passaggio esistenziale che tocca la nostra esistenza, per cui vivendo come Gesù, vivendo l'obbedienza come Gesù, noi come Lui, attraverso di Lui e la sua croce, passiamo nella gloria di Dio. E questo è il punto forte di oggi. Noi non siamo chiamati appena ad avere, come dire, un premio puramente materiale. Molti, pensando alla vita futura, pensano a dei prati verdi, delle belle piscine, pensano a un mare tranquillo, eccetera, eccetera. Questo è pensare ancora con i parametri umani. Ciò che ci spetta e ci aspetta è qualcosa che supera ogni aspettativa. Noi entreremo nella comunione stessa con l'Eterno, Padre, Figlio e Spirito, e entrando nella comunione col Dio, noi entriamo anche nella sua gloria, cioè partecipiamo alla manifestazione della sua bellezza, del suo splendore di santità, della sua giustizia, della vita stessa di Dio. Ora, guardando a ciò che è il nostro cammino, è vero, è costellato di sofferenze, è costellato anche di momenti difficili. A volte sembra che ci siano solo momenti difficili. Però noi abbiamo il mezzo per trasformare questi momenti difficili, che fanno parte della vita, in momenti che siano di manifestazione della pienezza della vita. Perché attraverso questi momenti, accolti nell'obbedienza e nell'amore verso il Padre e nell'amore verso tutti, noi facciamo questo passaggio, passando dalla carne
alla vita stessa di Dio, dove anche la nostra carne sarà trasfigurata. Infatti, noi crediamo, lo ripetiamo ogni domenica, noi crediamo non solo che risorge l'anima, ma che anche la nostra carne risorgerà. Perché la vita è una, è intensa. Noi la viviamo spiritualmente, ma la viviamo con questa carne. E dunque questa carne parteciperà alla risurrezione. E quindi anche questa carne parteciperà al momento della gloria. Qualcuno può domandare come sarà? Questo il Signore ce lo ha mostrato, ma non ce l'ha detto. Quando è apparso a 500 fratelli, più volte agli apostoli, da risorto. Era un corpo trasformato, questo possiamo dire. E anche noi ci aspettiamo questa trasformazione, trasfigurazione con la risurrezione di Cristo e partecipando anche alla risurrezione della carne con Cristo. E adesso vi leggo le tre parole per la vita. La prima parola che ci aiuta in questa settimana, ma anche fino al raggiungimento della Pasqua, è la seguente. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Questo è tratto da Giovanni 12:24. L'ho già spiegato. La seconda parola è: ed io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Sempre Giovanni 12, versetto 33. Questa promessa che Gesù ha fatto, e cioè quando io sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me, è la realtà che si sta realizzando da 2000 anni a questa parte. Cristo Gesù, dal momento che è stato innalzato sulla croce, sta attirando tutti a sé. Non ci deve impressionare la violenza di questi giorni o le molteplici notizie di fatti eclatanti e brutti che succedono e che la cronaca ci racconta. Ma se noi guardassimo con gli occhi di Dio, c'è un movimento che va verso Dio, che attira gli uomini di bontà giornaliera, di bontà veramente forte. Penso solo ai tanti sacrifici dei genitori per i figli, ai tanti sacrifici per costruire un mondo migliore. Penso anche a tanti che vivono la sofferenza, le difficoltà di questa crisi nella volontà di Dio. È tutta gloria di Dio che comincia a passare e Gesù attira al Padre giorno per giorno tante persone. L'ultima parola che ci aiuta è la seguente. Se uno mi vuole seguire, mi segua, dice il Signore, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Cioè Gesù ci dice che se veramente lo seguiamo in tutti i passaggi della sua vita e rifacciamo il cammino da Lui compiuto, dove è Cristo saremo anche noi. Questa è la promessa più bella, ma questa promessa si realizza. Si realizza e lo vediamo, lo Spirito Santo ce lo fa provare dentro, ce lo fa provare nella Chiesa, ce lo fa provare giorno per giorno. Ecco, fratelli cari che mi ascoltate, ci mettiamo con questa settimana
nell'ultimo tratto per entrare poi nella Settimana Santa. Domenica prossima si celebrerà la Domenica delle Palme. Comincia la settimana di accoglienza del mistero pasquale. È la settimana in cui sviscereremo il mistero pasquale attraverso momenti diversi per poterlo vivere con più intensità e soprattutto con più partecipazione. Vorrei fare gli auguri a ciascuno di voi perché non vi stanchiate in questa preparazione. Non tralasciate la messa domenicale, perché è lì che la Chiesa ci prende per mano e ci fa scoprire volta per volta i passi giusti per non perdere il ritmo del cammino di Gesù, il nostro fratello e il nostro Signore. Ciao a tutti.